Juventus una signora per due, libertà e passione bianconera. La vittoria è ampiamente meritata. Come seconda cosa, almeno secondo la mia modesta opinione, il Torino è stata la squadra più modesta che in questa stagione abbia calcato le zolle dello Juventus Stadium. Un derby che nel primo tempo è stato veramente un modestissimo albero degli zoccoli, e mi sto riferendo alla caratura tecnica dei protagonisti, giocato da due squadre timorose, entrambe scese in campo con una sola punta, che si sono spartite la gestione della prima frazione di gioco. E nel secondo tempo la Juve mi è parsa subito entrata in campo con una determinazione superiore e soprattutto con una seconda punta, perché come già è stato ampiamente e ripetutamente dimostrato nella scorsa stagione, Miretti, che già non ha alcun senso come mezzala, come impiegato come sottopunta, vuol dire consegnarsi ad una partita in inferiorità numerica. Ristabilita almeno una certa logica, quindi l'inserimento di una seconda punta, un filo in più di determinazione, e questo albero degli zoccoli è diventato immediatamente un albero della cuccagna, perché relativamente al primo tempo immaginare che la Juventus avrebbe potuto segnare due gol era un esercizio di fantasia ai limiti dell'impossibile. Due gol scaturiti da palla inattiva, da calcio d'angolo, anche con la complicità di un portiere che la scaglia di vetro, scusate, la punta di diamante, sì, avrebbe potrebbe definire farfallino. E beh, dopodiché la partita è stata assolutamente in discesa, era solo più da gestire, e non ha più avuto storia, per cui bene, molto bene i tre punti, che consentono tra l'altro di avvicinare, di portarsi a due punti da quelli che tutti avevano definito ingiocabili. La verità, che come sempre, se non nel lungo, anche nel medio periodo, tende sempre a venire a galla, è quella che abbiamo sempre sostenuto, che in questo torneo così mediocre, anche questa Juvetta, nonostante tutto, nonostante voi sapete chi, è perfettamente in grado di dire la propria in ordine alle primissime posizioni. Gioco manovrato, occasioni da gol poche. Occorrerebbe far presente a chi di dovere che c'è stata una recentissima ricerca scientifica in cui è emerso inoppugnabilmente che per fare gol bisogna tirare in porta. In teoria sì. Tra l'altro, scusami Ezio, prima che tu vada avanti con l'analisi, Chiesa e Vlahovic secondo me avrebbero probabilmente indirizzato la partita in modo ancora un po' diverso, no? se non arrivano i palloni a Vlahovic, però i due cominciano un po' a intendersi, ne abbiamo un po' sentito la mancanza, l'abbiamo portata a casa lo stesso. Con l'atteggiamento del primo tempo io dubito fortemente, non voglio dire sono certo perché sarebbe presuntuoso, ma dubito fortemente che quando anche ci fosse stato Vlahovic avrebbe potuto combinare qualcosa di più, perché la sensazione veramente immanente, pervasiva dei primi 20 minuti era che ancora una volta la Juventus fosse scesa in campo per contentarsi del pareggio o comunque all'insegna della solita filosofia volta soprattutto a non prenderle o comunque a non perdere. Purtroppo tra le prestazioni abbondantemente deficitarie, abbiamo già parlato di quella di Miretti, non mi è assolutamente piaciuto Locatelli, che ogni volta che ha cercato di avventurarsi
in un lancio superiore al 1,55 ha invariabilmente consegnato palla agli avversari. Non, ti dico, nell'ambito della prima frazione io tre giocatori avrei salvato. Sì. Come dissi nell'intervallo, Rabiot, che ho visto in crescendo di forma molto più calato all'interno della gara, e più intraprendente, avrei salvato Ken perché si è dannato l'anima da solo e la palla, sull'unica palla decente avuta, l'avrebbe pure messa dentro se non fosse stata per questa grottesca regola del fuorigioco. Così come mi è piaciuto Bremer, il quale ha fisicamente dominato Zapata, ma non è colpa di Bremer, agevolato dal fatto che Sanabria non avesse un compagno di reparto con il quale dialogare. Non è che nella ripresa le prestazioni individuali siano particolarmente cresciute, però è ovvio che se trovi un doppio vantaggio a strettissimo giro di posta e con una squadra, per quanto il modulo sia assolutamente fuori luogo, però comunque sistemata in modo più logico, va da sé che è più facile evitare brutte figure. Mi è piaciuto, io ritengo che meriti uno spazio superiore, che meriti di essere provato dal primo minuto, perché tra tutti i nostri avanti, Chiesa compreso, è quello che ha i piedi migliori, vale a dire Kenan Diz, ed è quello che, questo è quello che portiamo a casa al termine di una stracittadina certamente non esaltante, certamente non in tono minore, in una giornata semi-estiva con uno stadio molto più tambureggiante di quanto non sia stata la Juventus. Appunto, Ezio, però abbiamo visto che è rientrato il tifo, l'abbiamo sentito, stavolta cambia sistematicamente, te l'ho già chiesto prima, ma quanto fa secondo te, intanto la Juventus a livello psicologico forse era un po' più motivata, voi abbiamo visto anche John Elkann in tribuna, non l'aria entusiasta devo dire, no? Battute a parte, vuoi per un futuro aumento di capitale, vuoi magari anche per le parole proferite proprio da John Elkann che vuole riportare la Juventus a livello importante, internazionale, ma il tifo questa volta si è fatto sentire, no? Probabilmente qualcosa è servito. Sì, ma sai, una linea di confine sulla volta a determinare l'incidenza reale del sostegno durante la partita è quanto mai sottile, quanto mai difficile da individuare, anche perché nel primo tempo il tifo e il sostegno c'è stato come, sia in termini preventivi di introduzione alla gara che durante il primo tempo stesso, ma ecco, non mi pare che la squadra fosse particolarmente trascinata dal tambureggiare della sua gente, e comunque fa piacere constatare di nuovo un clima calcistico almeno sugli spalti, perché sul campo siamo a livello di paracalcio ancora, nessun bollo pindarico, nessuna euforia. Diciamo che senza Vlahovic e Chiesa la squadra, forse Rabiot a parte e Bremer, Gatti che secondo me sarà un bellissimo difensore in futuro, non è granché, insomma, no? Posso dare da... Ma la squadra è povera, lo sappiamo da anni, è povera nella terra di mezzo, perché manca classe, manca l'uomo che accenda la luce, che non necessariamente deve essere il playmaker basso, può anche essere il trequartista. Laddove tu hai tre centrocampisti di forza, sostanza, inserimento, e allora se tu hai un trequartista che abbia classe vera, e secondo me che l'Analiz ce l'ha, si può anche certamente provare a proporre qualcosa di diverso, perché
perché questo campionato lo consente a maggior ragione, avendo una settimana di tempo per esperire tutti i tentativi che si possono, che si può ipotizzare di voler provare in partita, Massimo. Cominciamo a salutare un po' di amici che ci raggiungono via chat. Roberto dice Gatti Gobbo Vero, punto interrogativo. Sì, questo tra l'altro, scusami solo, poi ti lascio salutare tutti. Volevo esprimere anche la mia contentezza per il fatto che Gatti abbia segnato, perché così si è tolto anche un po' la scimmia di dosso di quella maledetta autorete di dosso, e questo non potrà fargli che bene. Giampiero dice buonasera signor Ezio e Massimo da Trapani, stasera contro il Toro ci siamo presi il classico brodino, come ormai ne prendiamo tanti da 3 anni a questa parte. Ezio, buonasera, un derby all'Acqua di Rose, Mulicano, 2 gol su calci piazzati, dopo 2 anni siamo ancora in alto mare. Mauro, Rabiot intelligente a non prendersi il giallo, così c'è contro il Milan, mi è piaciuta la destra al formato USA. Pierluigi, fuori un inutile Miretti, dentro Milik e voilà, non si brilla ma giocando in 10 si può vincere. Presa Canario, la curva è con Allegri, Allegri uno di voi. Angelo, buonasera a tutti, ok è il risultato ma il gioco è inesistente, oltre al capo panchina mi sa che anche i giocatori non sono meno dell'allenatore. Nico, 1897, buonasera S2 da Carmagnola, forse io stasera Torino è bianconera. Salvatore Cuna, il solito gollonzo su calcio piazzato dopo un errore sanguinoso del Torino, prendiamo solo i 3 punti ma a mio modesto parere non abbiamo costruito niente per il futuro. Callisto, buonasera a tutti, sono tornato ora da un matrimonio, mi sono perso qualcosa? Sì, la vittoria della Juve. Penalty più esplosivo chi è? Buonasera Gatti e nuovo Chiellini, Archi, Godin, Allegri ha voluto il pareggio con l'Atalanta perché sapeva che avrebbe vinto in un modo o nell'altro il derby, sui conti da ragioniere li sa fare. Nicola, buonasera, vittoria in un derby osceno contro un Toro modesto. Yes Global, Gatti un mix tra Chiellini, Baschirotto e Materazzi, non segnerà ai mondiali in finale. Giochiamo con Materazzi. È stato un derby all'Acqua di Rose, questo indubbiamente c'è stata pochissima ferocia, sì, certo, agonistica, pochissimo tremendismo da entrambe le parti. Insomma, io ho registrato un paio di interventi scomposti. Ma assolutamente nulla più, è stata la normale partita di una con una squadra della parte purtroppo destra della, purtroppo per loro ovviamente, destra della classifica. Direi che è stata rispettata la tradizione, insomma, per quanto questa Juve possa fare pena, e in termini di manovra è stata discretamente penosa anche nel derby, contro il Torino normalmente sono 6 punti sicuri. Sid dice ciao Ezio, importante vincere, certo mi mancano i derby di Causio, Bete che Boninsegna, te Massimo mancano, beh sì, siamo in un'altra epoca purtroppo. Der FIFA Profit, vabbè, nomi, giocato con il 3-6-1 che il risultato non funga da nebbia negli occhi, il parassita va cacciato fino all'esonero. Yes Global in svantaggio, entra in vantaggio, fa accumulare presenza, ha cambiato. Ilenia, un attimo, che eccola qui, Torino, ma che bella città, è bianconera, bianconera per sempre sarà. Allegri, che cos'è? Paolo ci saluta, buonasera signori, Jacopino, UEA, mi avviso imprescindibile, Yes Global, la grinta di Romero e Demiral non era buona, anzi era vista male, poi lo fa un italiano 25enne, sembra Maldini. Sandro Zanini, Masetti Zanini, buonasera, per me non si doveva iniziare la partita con un'unica punta. Ale De Stone che sta ritirando i suoi messaggi, va bene. Sol Paolini, ma come si fa a giocare con una punta tutto un tempo? Giovanni, buonasera, un saluto dal Belgio, bravo Ale De Stone, vergogna, 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 cori pro Allegri di quella curva indegna, preferivo lo stadio silenzioso. A me miracoli, ama la Juve, siamo pietosi, finché va bene con i risultati va tutto bene. Saul dice assurdo. Luigi, guardiamo il lato positivo, abbiamo consegnato i 3 punti, abbiamo gestito il vantaggio con ansia, o senza ansia, scusate, ma si può e si deve fare di più, hai ragione. Leonardo, il tifoso di Allegri merita questa squadra, noi no. Cesare Marchettelli, buonasera Miretti, per me sarà sempre questa roba qua. Yes Global, alla Juve e gli italiuventini fanno schifo, portieri difensori che piedi buoni ce li hanno inculcati da piccolo. Juventus Mario,
Complimenti per il vostro canale, grazie, è un piacere ascoltarvi. Pasquale, la solita fortuna di Allegri, però adesso inviterei magari a un atteggiamento un pochino più positivo. Noi il prossimo anno dobbiamo entrare per forza in Coppa dei Campioni, a prescindere dal gioco che non è entusiasmante, lo sappiamo, alcuni limiti vengono comunque fuori, abbiamo portato 3 punti a casa che non, ci fanno andare avanti, insomma ci fanno un po' sperare, Ezio. Guardando praticamente quello che dovremmo fare, no? Bisogna stare molto coi piedi per terra, certo. Abbiamo giocato contro nessuno. Sì, assolutamente. E nonostante si sia giocato contro nessuno, abbiamo comunque avuto serie difficoltà. Certamente l'afflizione di bordocampo nel momento in cui in casa, comunque contro una squadra inferiore, fa sì che ci si presenti con una punta sola e con in appoggio uno scadente centrocampista che non regge un urto fisico, che non azzecca un passaggio. Ecco, va da sé che non può indurre che stizza, non può indurre che moti di rabbia. Anche perché c'è la formazione presentata inizialmente, cioè cozza contro tutte le logiche. Oltretutto il campionato si ferma per la pausa delle nazionali, che io ho sempre avversato, l'ho sempre ritenuta un'interruzione. Ma no, è naturale, ecco, ormai fastidio, niente, ecco, cioè... però ti dico, stavolta sono. Sei contento? Sono contento, almeno rifiatiamo da tutta questa... Da tutti questi capolavori tattici a cui abbiamo assistito, sì, e possiamo disintossicarci un attimo. Però no, cioè non ci siamo. Non ci siamo, e ciò nonostante... Perché non ci siamo lo so. Ho soltanto visto il bicchiere mezzo pieno. Sì, ma il bicchiere mezzo pieno, che cosa hai dato, Massimo? Dai tre punti. Sì, no, ma dal fatto che nonostante noi si sia una squadra di camminanti improvvisatori, tutto sommato siamo comunque lì vicino al vertice, perché la Banana League è un campionato di profilo bassissimo. Ci vuole veramente nulla per rimanere attaccati ad un certo treno o a certe posizioni, ed è questo che fa imbestialire ancora di più, perché si potrebbe, c'è il tempo e ci sono anche le risorse per provare a proporre qualcosa di diverso. Insomma, non si vive di solo pannoloni, Massimo. Salutiamo Luigi da Montreal. Adesso vado a lavorare, sempre Forza Juve. Ancora Franca, buongiorno dalla Colombia. Bruttina la partita con i giocatori che abbiamo. Per fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti. Gian Andrea, poi ti fa una domanda, magari in chiusa. Ezio, lei preferiva la Juve 70, 75, 76, 80. Però alla fine ti risponderà, adesso vado avanti. Franco, buonasera signori, bene alla Juve per la vittoria, intanto andiamo avanti. Yes Global, Bonucci giocava perché aveva dei piedi buoni, Gatti gioca perché ha piedi luridi, gira e rigira, c'è sempre un motivo per tirare acqua al mulino degli italiani. Apple, che salutiamo, 3 punti che ci fanno sperare, neanche no, abbiamo giocato con una squadra da B senza difesa titolare. Buonasera a tutti. Salvatore, buonasera a tutti, è stato un derby di Serie B, buon derby, siamo tornati anni luce da un calcio degno di nome, lontani, concordo. Detto ciò, restano i 3 punti utilissimi, l'atteggiamento della squadra che ha lottato. Questo volevo, sintetizza un po' il mio pensiero. Stefano dice, ha ragione Ezio, mette sempre Miretti, poi si accorge che è il nulla quando non fa danni e quindi lo cambia alla fine del primo tempo, ma tanto la prossima partita titolare lo stesso. Ezio, la Banana League mostra dei limiti paurosi, non si può pensare alla Champions, usciamo dai gironi così, con il prossimo anno, con questo in panchina che non prova mai nulla di diverso. Antonio, Allegri fenomeno che ci pensava a fare il cambio tattico Milik Miretti. Alle De Stone, chiedo scusa a voi, a Massimo ed Ezio, ma quei cori a favore del parassita mi hanno avvelenato la serata. C'è qualche accordo comunque, dai. Ezio, secondo te è giustificata la mia paura di discriminazione verso Ilinghi, Oisen e Ildiz per privilegiare gli italiani? Cambiato Gatti dal Frosinone, che è una 40 milioni, 40. Guarda, io penso... Aspetta, che ci sono tanti, poi...
Salvatore dice: Allegri non ha mai promesso di dare un gioco alla squadra, non ha mai promesso. Per Allegri il gioco è un di più. Con questa mentalità, se hai dei campioni vai avanti, se hai delle chiavi che proprio così resti una squadra mediocre. Non cominciamo a insultarsi, eh? Vi chiedo la cortesia, è stata espressa un'opinione e fine. Ciao Pallini, più giovani, meno Allegri. Andrea, ciao Massimo Ezio, ok per la vittoria, ma primo tempo 1-0. Scelga e guardare una partita della Juventus è diventata un'attività alla stregua di tagliarsi le unghie. Graziano Salvatore, meno male che non c'è Alexandro, grazie a tutti e due, buona serata. Ancora Sandro Masetti, oggi come ogni sabato buttato nell'indifferenziata i pannoloni di famiglia, spero un giorno di buttare l'acciughina nell'organico. Prego Ezio, allora, abbiamo ancora qualche minuto. Posto che, sì certo, guardare la Juventus di questi tempi va da parecchio, cioè, è uno sport estremo. però... no, devo dire all'amica, ho capito chi è, sì. È una assidua frequentatrice del canale, non è una discriminazione tra italiani e stranieri, non credo, e, la discriminante è la paura, il panico di chi li manda in campo, la discriminante sarebbe, è tra mettere gente con i piedi più buoni, gente che attacca, gente che crea superiorità numerica e che quindi consentirebbe di vedere anche qualcosa che rallegra gli occhi oltre che l'animo, anziché metterne altri, italiani o stranieri che siano, volti all'espressione della prudenza. Non abbiamo detto così non va bene. Mi sono perso, volevo rispondere a un amico. Quale? Guarda, avevi letto una domanda, adesso poi rispondendo alla prima me la sono la paura di discriminazione era quella. Ah, no, era quella relativamente a chi allo stadio ha inneggiato Allegri. Ah, sì, guardate, certo, io certo, ho un sospetto. Attenzione, lo descrivo come sospetto. Ecco. E ovviamente indagherò su questo sospetto. Ma ho sospetto che ci sia stato un ennesimo patteggiamento. Sì, certo. Vale a dire, voi è più che un sospetto. Potete portare dentro i tamburi, potete portare dentro i megafoni e tante altre cose. È una nostra opinione. E tante belle. Ho precisato che è la nostra anche la mia, opinione. Esatto. Ma attenzione, non abbiamo fonti, ci assumiamo. Ecco, però veniamoci incontro. Vi consentiamo tutto questo, però oltre alla squadra. Sostenete anche quel facsimile di tecnico che dobbiamo tenerci fino a fine anno. Allora, l'ingresso di Milik in coppia con Ken ha permesso di avere sufficiente peso in attacco per tenere il gioco del Toro molto lontano dalla nostra area di rigore multicano. Non giocavamo, però sembrava che giocavamo bene. San Maria Antonio, Allegri, allenatore metodico, Piolo, due gol da corner per errori del Toro, del portiere, un primo. Antonio Allegri è un allenatore, punto interrogativo. Poi ancora un altro Antonio, forza Juve delle Bahamas, il gioco è questo. Finché il facente funzioni sarà in panchina. Allora, rimaniamo con i piedi per terra, abbiamo messo tre punti da parte che ci fanno, non dico sperare, ma alla fine è andata bene così. Si naviga a vista. Fanno il fieno, Toro non tiene in porta, è vero che fanno fieno. Abbiamo visto un Toro che non è granché in questo momento, per cui non sarei estremamente ottimista, però il risultato c'è, va bene così per il momento, no? Per il momento, poi vediamo dopo la pausa nazionale. Sì, inutili, tu sai bene che io sono sempre quello che crede che il risultato sia funzione delle modalità con le quali lo ottieni. Ora, le modalità di oggi sono andate benissimo per il tipo di avversario, non dimentichiamoci, certo. Non dimentichiamoci nella contentezza della vittoria, che i due gol sono scaturiti non da manovra, non da azioni particolari, ma da due calci d'angolo, di cui uno è giusto che l'ha definito una sorta di gollonzo, l'altro bravo Milik ad anticipare Milinkovic-Savic. Ma a parti invertite, se fosse stato Szczęsny a toppare completamente quell'uscita, sarebbe stato messo in croce. Per cui sì, va bene così. Il timore era quello che per la legge dei grandi numeri venisse sfatata questa
vincesse il toro, ecco, imbattibili, questa sorta di imbattibilità, perché sostanzialmente, a parte negli ultimi 28 anni, credo che Toro ne abbia vinto uno di derby, vinto e anni fa. continuando di questo passo, credo che ne passeranno altri 28. Io non ci sarò più, ma è molto probabile che qualcuno un giorno lontano possa darmi ragione. Bene, vi ringraziamo per aver scritto come sempre e per essere stati numerosi a seguirci. Noi ci vediamo domani, vabbè, domani per altri appuntamenti a bocce ferme, poi lunedì con la nostra consueta live. Leggo ancora un po' di amici. Stefano, prima della rete del Bravo Gatti, mi stavo abbioccando, mi rete inguardabile. Gabbioni che sbaglia sempre formazione cambi, meno male che c'è Mister Yuri, ci ha schierato Sanabria solo alla fine. Yes Global, immaginate se Alessandro, marocchino brasiliano, avesse fatto gli Eurogol, gli Euro autogol di Gatti. Bene, amici, vogliamo chiusare? Guarda, io tutto quello che potevo dire a Sì. caldo l'ho detto, ovviamente rifletterò su alcune cose Domani, che intanto. magari riprenderemo nel video di domani. Per il momento grazie per la partecipazione e fino all'esonero, auk! E mi raccomando, iscrivetevi al canale e nonostante il gioco sia una chimera, Torino è bianconera. E beh, e di questo almeno siamo felici. Ci vediamo presto, come sempre, buona giornata a tutti quanti e buona serata. Adesso c'è la cosa famosa dove io devo mettere il famoso promo, o meglio, la sigla, e speriamo che vada tutto bene. Grazie e a presto. Juventus una signora per due, libertà e passione bianconera.